Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Avevo un po' voglia di giocare a Forza Horizon, farvi vedere, oltre a farvelo vedere nel lato oscuro dei giochi, ve lo faccio vedere anche nel mio canale un pochettino di gare, giusto per divertirci un po' e per vedere la new pagina delle persone che troviamo online. Carla, grazie per l'invito nel tuo gruppo, ma devo fare questo video e ci vediamo più tardi. Quindi giocheremo un pochettino a Forza Horizon, vi farò vedere anche le mie macchine, il parco macchine che ho. Cioè, sperando di riuscire a farvelo vedere in tempo, perché non so quanto tempo ho per poter scegliere la macchina, quanto tempo mi dà a disposizione il gioco prima di entrare direttamente in gara. Passiamo subito al gioco e vediamolo un pochino. Allora, trova partita. Social Racing. Vediamo un pochino. Dai, ce la fai subito, zio, vai. Mi sono appena svegliato, sono un po' stanchino, però dai. Sono tutto sconvolto. Ok, capelli uno schifo. Allora, c'è intervallo 48 minuti. Adesso, per fortuna, siamo in R1. Avevo voglia di farvelo vedere anche sul lato oscuro dei giochi. Basta, un attimo, per piacere, Carla, grazie. Quindi, vediamo. Utilizziamo oggi la Pagani Zonda R che ho fatto io. Veramente, non so se vi piace. Guardate, c'è i verdi. Dovrebbe avere dei nastrini che passano su tutta la macchina, verde, bianco e rosso, però per rappresentare la bandiera italiana. Mettiamoci la Pagani. Niente, se volete vi faccio vedere anche un pochettino le gare, il garage del club automobilistico, che anche qui sono presenti abbastanza, cioè delle belle macchine. Ovviamente ci sono queste, cioè, varie vetture, come potete vedere, queste macchine, vedete, un pochettino di R1. Io ovviamente non me le fa neanche vedere, perché c'è il tempo veramente misero. Che dire, incominciamo la partita, mettiamoci le cuffie, partiamo subito alla caccia del primo posto su Forza Horizon. Allora. Pronti per la gara, dai! Pagani. Che belle ste musiche, ragazzi, veramente mi infogano alla grande. È proprio questo il senso di Forza Horizon, queste musichette. Giocare con la musichetta è una cosa allucinante. Dai, andiamo. Cercherò di non deludervi, raga. Cercherò di vincere con la mia Pagani, la mia bambina. E non darmi colpi, zio. Guarda, ora mi sbattono fuori. No, perfetto. Dai, coglione! Pezzo di merda! Sei uno scarzone del cazzo! Mamma mia! Oh, no! Cioè... Va! Minca, così impari, stronzo! Te lo meriti! Basta colpirmi! Cercherò di guidare bene, ragazzi, ora, visto che mi sono messo bene in carreggiata. Guardate questa Bugatti. Così impari a rompere le palle agli altri. Nel frattempo avanziamo noi. Mamma mia, questa Ferrari F50 davanti a noi. Corri. Mamma, che cosa ho fatto? Che bellissima curva. Schiantati tutti, ragazzi. Mamma, vedete come gira bene sta Bugatti. È la prima andata. Perfetto. Questo gioco è veramente bello. Ovviamente non a livelli di Forza Motorsport, visto che schifo questi capelli, mamma mia. Visto che anche Forza Motorsport, cioè, ci sono anche i danni della macchina. Cioè, i danni della macchina, quello è veramente figo, perché uno stronzo ci pensa due volte prima di colpirti. Poi le canzoni, non ne parliamo, veramente fantastiche. È la prima andata.
Oh, sometime. Seconda gara, vediamo se anche qui mi andrà bene come nella prima. Qui purtroppo scendiamo da R1 a, anche se la A è una bella classe, sinceramente una delle mie preferite. Le classi che odio di più sono la R2 e la, come si chiama? La S. Comunque sia, scegliamoci la macchina, ovviamente vado nel garage del club automobilistico e metto subito questa impresa 22B ST. Ovviamente restiamo in 4. Eccoci qui per la seconda gara, andiamo un pochino, vedete un po' la Subaru, una bella macchina, un po' esteticamente un po' brutta però dai. Giusto un filo. Cioè non so da dove sia uscita questa idea di mettere le stelle ai lati, veramente orribile. Però almeno tiene la strada, quindi ottimo, andiamo avanti subito, ovviamente sono sempre ultimo perché le partenze delle mie macchine sono orribili. Andiamo avanti, vediamo un pochino questi stronzi. E ovviamente mi schianteranno. Guarda un po'. Che palle! Dai! Hai rotto il cazzo! Grande zio, dammi una spintina. Vabbè, la Bentley, minimo. Tu stronzo, è finito. Ovviamente, ragazzi, trovate sempre questi stronzi. Poi ovviamente diventate anche voi così, perché vi fa incazzare, vi fa sempre incazzare sta gente così. Vedete? Mi tocca fare queste cazzate da pezzo di merda, perché se lo meritano alla fine. Mi fanno gli stronzi per tutta la gara e ovviamente anche a inizio gara mi dà fastidio. Lasciatemi le palle in pace. Infatti di solito gioco nelle partite private dove le nostre macchine sono invisibili e quando una si tocca con l'altra non esordisce nessun effetto. Merda, fregira, macchina di merda, grande! Andiamo avanti, speriamo di riprendere questa mappa e questa macchina. Io non ho ancora capito perché le macchine DLC siano nere e rappresentino la BMW, ma vabbè. Cerchiamo di fare la curva al meglio perché sta allontanando sto stronzo. Perfetta, benissimo l'ho fatta, ragazzi, benissimo, guardate. Recuperato lo stronzo. E alle prossime curve lo elimino sicuramente. Vi faccio vedere come si elimina una persona. No, scherzo, cercherò di superarlo normalmente come ho sempre fatto. Perché mi dà fastidio. Questo qua non mi ha fatto ancora nulla, cioè più o meno. Oh, che cazzo? Andiamo avanti. Che belle ste musiche, ragazzi, veramente fantastica. Che te mi faccio superare, ho paura. Sto stronzo mi fa paura. Mamma! Ah, grande! Grande, mi voleva schiantare, ragazzi. E io la vinco la gara, la seconda è andata. E anche la seconda. Grande! Seconda! Spero non mi arrivino insulti, perché veramente tristumile. Oia! Facciamone anche una terza, dai. Almeno una terza ci sta. Questi capelli veramente uno schifo. Votiamo B questa volta. Per la terza gara votiamo B. Ovviamente votano C. Dai, anche C va bene anche C, dai. Ok, perfetto, anche C, dai. Così avrò modo di farvi vedere la mia Lancia Delta, che anche quella è veramente una macchina, cioè, simpatica, ottima. Non è male. Mettiamola qui, Lancia Delta. Partiamo con la terza e ultima gara del giorno. Vediamo un pochino se anche questa riusciamo a portarcela a casa. Spero che non facciano i barboni e mi buttino fuori. Allora, vediamo un pochino.
macchine che entrano dentro l'asfalto e continuano ad andare dentro l'asfalto. Ma ok, boh, sta raschiando il fondo quella macchina, poverina. Dai, questa macchina, ho paura di questa macchina, ragazzi, ve lo giuro. Guardate, guardate, lo vedete? Che palle, non va bene. Guarda, guardate. Cioè, che pezzi di merda, mamma mia, non ho mai visto gente così. Gente che riappare dal nulla, ma stiamo scherzando. E questi qua mi buttano fuori. Dai, tieni macchina, cazzo, grande. Andiamocene via prima che mi spacchino il culo. Scappiamo. Sono lì, cioè li vedo ancora, quindi non va bene. Perché adesso c'è una curva allucinante, veramente brutta. Grande, fatta perfetta, grande. Ciao raga, ci vediamo. E anche loro l'hanno fatta bene però, ma arriverò io prima. Allora, vediamo. Che strano, gli stronzi abbandonano sempre. Questa curva non mi piace. Freniamo, freniamo. Infatti non mi piace, ho fatto bene a dire non mi piace, perché uno è orribile. Ma lui vince. Il curre vince sempre. 3 su 3 ragazzi, 3 su 3, 3 su 3, grandissimi, grandissimi. E con questo chiudiamo il video. Veramente, sì, è un gioco molto bello, mi piace sempre. Devo averlo sempre con me, almeno un gioco di guida, perché boh, ho bisogno di, cioè, di avere un gioco del genere che mi iniette adrenalina, capito? Quindi da Cure 93 è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao raga.